L'interesse non è solo per il contenuto, si parla di tempi della vendemmia, di multe se questi tempi non vengono rispettati. Ma l'aspetto più interessante è la tipologia della ricerca di impatto. Ho trovato questo documento in un libro, le stesse sono proprio con le cose attività locali che mi hanno associato alle persone che sono in alto del passato di un'altra terra. Delle linee di interesse per i dibattiti sono state ancora la presenza di Il nostro gruppo ha deciso di interessarsi del vino in merito all'arte e quindi abbiamo scelto tre quadri che evidenziassero proprio questo aspetto. Il primo quadro di Annibale Carracci si chiama Il mangiatore di fagioli ed è il primo quadro che rappresenta una scena della vita quotidiana. Questo quadro è stato dipinto alla fine del Rinascimento, ma in qualche modo il suo stile anticipa il barocco e quindi si dice che questo quadro sia stato dipinto proprio in epoca barocca. Ed è stato dipinto con la tecnica dell'olio su tela ed è proprio il primo quadro che rappresenta una scena della vita quotidiana. Il secondo quadro mostra il vino insieme alla divinità. Questo dipinto si chiama Bacco degli Uffizi, proprio perché è conservato nel Museo degli Uffizi a Firenze. È stato dipinto da Caravaggio in epoca barocca, con la tecnica dell'olio su tela. Questo quadro fu dipinto su commissione di un vescovo, e rappresenta per la prima volta un uomo nelle vesti di Bacco, dio del vino e dell'ebbrezza. In quest'opera possiamo notare Bacco che regge il calice in modo precario per esprimere l'ebbrezza e notiamo anche il suo viso baffuto e colorito per indicare salute e abbondanza. L'ultimo quadro rappresenta l'alcol nella sua negatività. Questo dipinto fu realizzato da Degas nella seconda metà dell'Ottocento in Francia, quindi in pieno impressionismo artistico. L'opera, chiamata I bevitori d'Assenzio, mostra un uomo e una donna seduti al tavolo di un locale, intenti a bere. In particolare, la donna, nelle vesti di una prostituta, si mostra con un viso sconsolato e distrutto dall'Assenzio, bevanda altamente alcolica alla moda a quei tempi, tanto che fu proibita dal governo francese. Seduta a fianco di quest'uomo, la prostituta attendeva l'arrivo di un cliente, il quale dedicata proprio al vino, il quale, come la musica, induce gli animi a gioire e a fortificare lo spirito.
Noi abbiamo scelto tre canzoni riguardanti sempre il vino che sentirete durante il video. Il nostro gruppo si è interessato del vino nella letteratura, partendo dalla poesia, che è un modo veloce per sintetizzare e svelare le passioni, le emozioni, i turbamenti che caratterizzano l'uomo. Noi abbiamo parlato della poesia quando si interseca col vino, parleremo di Omero, poi ci sarà Orazio. La divinità non ha solo donato il vino agli uomini e gli si è fatto con sé in unità di ragione, fosse in grado di produrlo, coltivando la vite e lavorando nel frutto, ma ha insegnato loro il modo giusto per berlo senza correre pericoli, miscelandolo con l'acqua per attenuare la tristezza. Il nostro gruppo ha trattato di... L'interesse non è solo per il contenuto, si parla di tempi della vendemmia, di multe se questi tempi non vengono rispettati. Ma l'aspetto più interessante è la tipologia della ricerca di impatto. Ho trovato questo documento in un libro, e spesso con proprio con le due attività locali, con le altre che sono nelle persone che sono nelle altre Penso che questo lavoro oggi ci conforti e conforta anche tutti noi nel dire che c'è ancora una buona classe di ragazzi, di giovani, ragazzi e ragazzi che sta crescendo e che ci può dare molto. Grazie e buon lavoro. Del pensiero, dell'idea, ognuno di noi è portatore di un compito, come se fosse scritto questo foglio, però io devo raccoglierlo, devo leggerlo, devo contestualizzarlo, se no il pensiero staccato. Ecco, io ho notato anche nei lavori che ho visto, c'è pensiero, c'è idea del mio
personale invito è: ragazzi, unite questi pensieri, provate a spremere da voi stessi il pensiero. I greci dicevano il logos, che è come un filo che collega le perline. Provate a toglierlo. Guardate cosa sta succedendo. Qualche altro intervento, ben volentieri. Una delle cose più belle anche di stamattina, credo che ci siano anche i genitori di questi ragazzi. Questa è una cosa molto positiva, perché spesso i genitori non sanno quello che si fa a scuola. Vederlo qui e magari stupirsi anche della bellezza dei loro ragazzi, credo che sia una cosa straordinaria. Come diceva Angelo prima, il segno di una comunità che è davvero tale. Allora, questa credo che sia la cosa più importante. Se non ci sono altri interventi, anche da parte dei genitori o di qualcun altro.